Vorrei affrontare ampiamente oggi il tema della giustizia, dividendola nei due aspetti, quella di Cesare e quella del mondo trascendente, quello di Cesare, il mondo di Dio. Sono due mondi dalla logica veramente opposta, perché il primo si poggia sulla forza che determina conseguenze e che si impone in modo implacabile. La seconda via si appoggia su quell'amore che cede alla forza, le concede il primato in questo mondo in virtù di una giustizia superiore, appunto trascendente questo mondo, e tale che, come disse Gesù, se qualcuno ti vuole togliere o te la chiede semplicemente la tunica, tu dagli anche il mantello, rimani addirittura nudo, lasciati depredare, agevola il cosiddetto nemico che ti vuole spogliare, anche quando esso è la società che, agendo in modo plateale con ingiustizia, vuole togliere a te che hai quasi nulla per dare ancora di più a chi in questo mondo ha tutto. Oggi esiste una grande confusione tra questi due atteggiamenti diametralmente opposti, perché vediamo che la Chiesa, nel tentativo millenario di partire dalla idea di Gesù Cristo per renderla più congeniale alla logica di questo mondo, ha finito per toglierle ogni indirizzo trascendente e per riferirla esclusivamente a questo mondo, nel tentativo umano di salvarlo, quando proprio il Vangelo che si poggia su Gesù dovrebbe aspirare alla personale perdita di questo mondo a favore degli altri. Gesù lo disse: se voi perdete il gusto di questo sale, che è il sale della terra, che potete chiamare come la fede in me, questo sale è da essere buttato via perché ha perso il suo valore, il suo sapore. Il sale di Gesù Cristo è proprio trascendente. Infatti ha un atteggiamento talmente cedevole nei confronti di chi usa la forza e la sopraffazione da sollecitare chi riceve uno schiaffo non a difendersi se non a contrattaccare, ma a offrire l'altra guancia. Chi riceve la sollecitazione da parte di uno che disturba ma vuole fare un miglio di strada con lui, bene, faccia due. Chi non ama il suo nemico, cosa fa di eccezionale? Cosa fa di più nei confronti di una semplice persona per bene di questo mondo che già si comporta in questo modo, semplicemente animato dal suo senso del giusto? Il senso del giusto di Gesù Cristo si vede in due momenti, di cui uno, questo, è semplicemente funzionale a quello che verrà dopo e sarà eterno. Ecco, dopo 2000 anni in cui i dottori della fede in Gesù Cristo hanno aggredito questa fede, rendendola tutta vista in questo mondo, quindi
l'hanno stravolta, in 2000 anni si è arrivati al colmo di un Pietro che, poiché può essere aggredito, si difende dalla morte, viaggia in papamobile, perché deve conservare questa vita, essendo ritenuta fondamentale, importante, e non deve immolarsi, mettersi, consegnarsi nelle mani di un aggressore che, mandandolo direttamente all'altro mondo, lo avvii immediatamente e in modo eroico, in un modo che simula quello di Gesù Cristo, in un sacrificio totale della vita che è il bene per tutta l'umanità, per gli altri, perché il segno di ogni croce, nell'ottica del vero cristianesimo, non è un seme disperso invano, ma è proprio quel lievito, quel marcire del seme, che se non marcisce non germoglia mai nella nuova vita. Vi rendete conto a questo punto che veramente ci troviamo di fronte a questo punto a due tipi di giustizie. Una che sembra quella normale di questo mondo, in cui ogni cosa dipende dai suoi giusti presupposti, in cui non esiste il principio di contraddizione, e l'altra in cui proprio bisogna contraddire tutto quello che si palesa nel corso della vita per poter veramente esercitare un uso assoluto della giustizia. Ci troviamo di fronte a questi due atteggiamenti e dobbiamo chiedere quale scegliere per noi. Essendo due questi mondi, uno chiamato di Cesare da Gesù e l'altro chiamato di Dio, dobbiamo chiederci come sia giusto operare. E la prima immediata conseguenza sarebbe questa. Coloro che sono laici e non hanno nella fede un elemento che sia da traino alla loro iniziativa, dovrebbero seguire il mondo di Cesare. Mentre invece tutti coloro che, chiamandosi cristiani, desiderano attuare il modello ideale proposto da Gesù Cristo, dovrebbero fare esattamente secondo quel sale di Gesù Cristo che porti a trascendere il senso di questa vita per comprenderlo esattamente in quella vita eterna in cui il paradiso consisterà nella comunione dei santi. Ecco, il mondo della fede dovrebbe esercitare quella giustizia che non si attua in questo mondo, in apparenza, nel quale si eserciterebbe proprio il contrario di questa giustizia, attraverso la presenza del sacrificio costante per ciascuno di noi, quanto più egli creda, quanto più il cristiano crede, tanto più dovrebbe cercare di, se è un vero credente, di chi ha concluso in maniera idealmente felice la sua vita con la croce e la resurrezione, dovrebbe aspirare a volere in atto nella sua vita la massima possibile croce, proprio nell'attesa fiduciosa di quella resurrezione che fu esemplificata da Gesù Cristo. Invece vediamo che ciò non accade. E già ora il mondo della fede è più pulito, più essenziale nei confronti di quanto accadde nel passato, in cui alle ambizioni dei vari cesari della fede, ossia dei vari successori di Pietro, oltre
al tentativo di indurre una vita attenta a salvare questo mondo, c'era anche il tentativo di una vita organizzata con un Cesare di questo mondo, proprio nelle vesti del seguace di Pietro. E c'era quindi il potere temporale dei papi, quello che per fortuna in questi tempi non c'è più, e potremmo finalmente avere un Pietro che si preoccupa realmente di ripristinare la giustizia nel cristianesimo, quella giustizia che lo fa nuovamente andare sulla strada di quel sale di Gesù Cristo che induca ogni fedele seguace della croce ad abbracciarla nella sua vita, idealizzando la croce in questo mondo così perverso. Idealizzare la croce in questo mondo della perfezione significa idealizzare nel miglior modo possibile proprio la ribellione a questo mondo poggiato sulla forza. E la ribellione a questo modello non c'è quando si usi una forza ancora maggiore nella ottica di questo mondo, perché questo tentativo porterebbe solo a una escalation sempre maggiore dell'uso della forza, e usando la forza si approda ad una guerra sempre più accanita e mai uno dei due si converte in quell'amore che deve cedere alla forza. Perché il metodo usato, quello della forza, anche da parte di chi si difende, è ritenuto giusto, doveroso, sacrosanto, e allora c'è la conseguenza, che vi ho già anticipato prima, di un Pietro che, per tenere lontano da lui la croce estrema del sacrificio, viaggia con una papa mobile e è quella specie di carro armato che lo protegga dai tentativi di aggredirlo con pistole, fucili e armi leggere. Occorrerebbe un bazooka, ma a quel punto è più facile scorgere tra la folla chi dovesse usare un bazooka. Noi siamo oggi veramente in un punto tale in cui il senso della giustizia si è talmente confuso che nei due mondi, di Cesare e di Dio, si è unificato in un certo senso il significato di ciò che è giusto. Entrambi i modelli puntano a salvare questo mondo, dicendo che il paradiso, la vita eterna e tutto è proprio in questo mondo. Allora, anche chi ha fede, nella interpretazione di quanto fu rivelato da Gesù Cristo, che disse: nessuno riuscirà ad aggiungere un solo attimo, un solo giorno di vita alla sua vita, perché è Dio che decide tutto. Di fronte a questa chiarissima indicazione di Gesù Cristo, volgente a far capire che la vita dell'uomo è tutta quanta nelle decisioni di Dio, di fronte a ciò viene messo sull'altare della conoscenza il cosiddetto libero arbitrio, per il quale il dono del libero arbitrio ricevuto dall'uomo consisterebbe nel potere liberamente fare la propria vita. Invece, se si abbatte la libertà nel senso dell'esercizio di questo libero arbitrio fattivo, immediatamente ci si accorge di essere nell'ambito unilaterale della sola mezza parte dell'esistenza
che avanza e si muove nel tempo, nelle due forme della materia e della corrente elettrica. Ai tempi di Gesù Cristo, questo secondo flusso, questo della corrente elettrica, era ignoto. E Gesù, volendo palesare la complessità della vita, lo spiegò a Nicodemo usando solo il flusso della materia, riferendolo a quell'acqua che, scientificamente parlando, è proprio l'ideale molecola che riempie un decimetro cubo in modo da determinarne il valore unitario della massa, del peso in un chilogrammo. Quando Gesù rivelò a Nicodemo che una delle due vie dell'esistenza era secondo la dinamica dell'acqua, rivelò appunto la apparente dinamica unilaterale solo della parte materiale del mondo. Ma Gesù spiegò che l'esistenza aveva anche un flusso diverso, quello dello Spirito Santo, che voi non sapete di dove viene né dove va, che non potete conoscere, perché ignorate ancora come è la struttura del mondo e vorreste conoscere la struttura anche di quell'altro mondo che, trascendendo questo che non conoscete, non potete nemmeno conoscere in un modo uguale e contrario. Gesù spiegò proprio la complessità dell'esistenza, riferendola ai due versi della materia e dello spirito, come a quella base dei due mondi, uno di Cesare e l'altro di Dio, che era quella base razionale su cui poi era lecito attendersi due opposte giustizie, quella secondo la dinamica apparente della materia e quella secondo la opposta dinamica invisibile dello Spirito Santo, che, essendo un puro punto di osservazione, che quando è veramente santo non ha in sé nessun preconcetto, né di spazio, né di tempo, né di alcunché, ma ha semplicemente un punto geometrico di osservazione, solo allora, per una assoluta mancanza di prevenzioni, è in grado di leggere con esattezza il valore esattamente uguale e contrario e accorgerne pertanto il flusso materiale di una materia espansa. Questa spiegazione data da Gesù Cristo fu poi ripresa da Maometto quando, col miracolo della montagna, non avendo ottenuto su preghiera che la montagna andasse a Maometto, egli non si scoraggiò e disse alla moltitudine di persone che erano con lui: ebbene, andiamo alla montagna. E fu il miracolo di Maometto. Ma è un miracolo davvero, perché entrambe le dinamiche che noi vediamo, quella dell'azione materiale e dell'azione uguale e contraria, invisibile, dello spirito, entrambe sono due apparenti forme cinematiche del divenire che corrispondono a una reale apparenza di movimento in atto, ma che è un moto semplicemente apparente, perché dopo la percezione di un istante in cui ci si mostra un fotogramma, immediatamente dopo appare lo stesso fotogramma con un piccolo o grande movimento in se stesso nelle forme, tanto che appaia poi dinamicamente che il primo fotogramma è divenuto il secondo. Ma noi dal cinema e da tutte le altre movimentazioni apparenti che noi riusciamo a fare in maniera cinematografica, come quella che state vedendo alle mie spalle, che
non consiste che in un bel file di ordini messi in sequenza e fatti di due contrapposti valori, 1 e 0, ripetuti secondo un modo tale per cui poi, quando secondo alcune regole sono visualizzati, appaia proprio quello che state vedendo alle mie spalle, solo quando questo insieme di ordini è messo in sequenza e appare uno alla volta esaminato dal soggetto di questo puro spirito, solo allora al moto verticale incontrato dallo spirito segue la lettura uguale e contraria esercitata dallo Spirito Santo. E allora ci si rende conto di due cose assolutamente chiare, evidenti, scientifiche, che se noi stiamo leggendo questo file con il nostro punto di osservazione è perché il file sta scendendo e tutto quello che in apparenza viene dal futuro diventa un futuro fatto e conosciuto da noi. E la conseguenza è che questo mondo che il soggetto vede e percepisce come la libera costruzione fatta da se stesso, non è la libera costruzione, ma è semplicemente la libera trasformazione ideale di questo insieme di comandi in una apparenza di cinematica del mondo. Ma capite bene che quando esiste una fila di ordini, essi possono essere visti se si muovono così nei confronti del soggetto che lo veda, oppure se si muovono nel senso inverso così. Non c'è un solo movimento assoluto che induca che il moto debba essere questo oppure questo. E se è questo, l'uomo percepisce il mondo di Cesare. Se è questo, l'uomo non lo percepisce, ma è quel mondo di Dio in cui ogni cosa è rimandata al principio di tutta questa costruzione. Un principio che, se il moto va così, è posto sempre più in basso ed è il momento iniziale da cui sgorga questa apparenza di vita. E allora immediatamente si colgono due giustizie. C'è una che sembra libera e corrisponda alla libera scelta dell'uomo, che riguarda l'apparenza di un mondo fatto dall'uomo che invece semplicemente lo interpreta, assolutamente schiavo della fila di ordini che egli legge. E questo è il mondo di una forza apparente, contro la quale è inutile contrapporre desideri fattivi volti a cambiare la fila di ordini che vengono da un altro luogo e non sono modificabili fino a quando non arrivino alla conoscenza del soggetto. Quello che viene dall'alto è un sistema assolutamente obbligato, ma l'uomo, andando in senso inverso lungo questi ordini e vedendoli come una rappresentazione fattiva del mondo, fattiva per tutti i punti di vista soggettivi e anche vitali di questo mondo, si illude che quella scelta corrisponde alla libera volontà fattiva e di scelta di ogni soggetto. E vi rendete conto a questo punto che questa giustizia è una giustizia che è veramente appartenente ad un mondo in cui Cesare, con tutti i Cesari che esistono in questo mondo, è proprio quella fila di ordini che sono già tutti preesistenti e che avanzano verso l'uomo, costringendolo a interpretare quelle parti più o meno apparentemente libere e potenti che esistono. L'uomo immediatamente
considerando questa condizione, dovrebbe avere una scarsissima, anzi, nessuna fede sulla possibilità di cambiare il futuro. Quindi dovrebbe capire che opporsi alla fattività di Cesare è veramente un uso ingiusto della propria persona, perché è volto a modificare ciò che non è modificabile. Allora il vero libero arbitrio che esiste nella persona è proprio quello di trascendere questi ordini nel tentativo di contrapporre a questa schiavitù una libertà nei confronti della schiavitù. Mentre il mondo ti palesa una croce, devi idealizzare in te stesso la salvezza personale da questa croce. Questo è il vero libero arbitrio che porta il senso della giustizia personale a raggiungere il suo traguardo solo quando ciascuno di noi idealizza in se stesso il Dio della sua salvezza. Questo dunque sarebbe, secondo il giusto senso di una giustizia condotta in questo mondo, conoscendone la libertà, questa dovrebbe essere la sfera di azione di un uomo che usi semplicemente la sua ragione per capire in che senso è ottimale usare la propria energia. Badate bene, ciò non significa non tentare di fare nulla, visto che siamo all'interno di un disegno di un dio faraone che costringe tutto il suo popolo a nascere schiavo in questa terra di Egitto. Non occorre fare questo, perché proprio i libri sacri della fede che trae le sue radici in Abramo, proprio questo libro, palesa nel libro sacro chiamato Bibbia, i tre momenti per i quali, attraverso i quali, il popolo di Dio giunge finalmente alla terra promessa. C'è il momento fondante in cui ogni uomo, parte del popolo di Dio, nasce schiavo in terra d'Egitto. C'è il secondo momento che, attraverso il passaggio del Mar Rosso, arriva in una anticamera del regno di Dio, nel quale soggiornerà passando tutto il resto della vita reale che gli rimane, desertificando tutto quanto quello che era stato il significato valido di quella vita precedente passata da schiavi in terra d'Egitto. La permanenza nel deserto, in cui l'uomo mette a confronto questa vita che oramai è espressa tutto nel negativo della vita precedente. Se l'uomo era abbastanza fortunato in terra d'Egitto, aveva avuto, seppure nella sua condizione di schiavitù, il dono di una possibile vita abbastanza beata. Ebbene, costui, nel successivo deserto, avrebbe rimpianto quella vita, perché anche se essa pure era sotto il dominio del Cesare Faraone, tuttavia vi erano molte cose positive che ora nel deserto sono perdute e sono rimpiante. I veri beati, allora in terra d'Egitto, non erano costoro, perché nel momento successivo avrebbero rimpianto questa preliminare condizione felice. I veri beati erano coloro che in terra d'Egitto, nel momento fondante del popolo di Dio, erano veramente messi a dura prova per l'apparente crudeltà di questo dio faraone che attentava alla vita,
che creava martiri, che induceva ogni soggetto vivente nella disperazione di una impossibile fuga se non attraverso la morte. Ebbene, costoro, nella fase successiva all'esodo del Mar Rosso, non avrebbero rimpianto la vita precedente, ma sarebbero stati gli unici ad accorgersi che ora non avevano più questo morso del faraone che gli toglieva la libertà e gli impediva la giustizia. Ecco, il senso della giustizia appreso in questo modo è un senso che passa attraverso l'iter bilaterale di una vita in entrata e una vita in uscita. La prima vita in entrata va giudicata sulla base di quella che viene dopo, che è la vita in uscita. Per cui i beati in questo mondo non sono veramente coloro che sembrano i beati in questo mondo, perché da questo mondo noi usciremo e nella fase successiva chi in questa terra d'Egitto senza nessuna libertà fattiva ha avuto un personaggio di apparente libertà e dominio rimpiangerà la perduta vita di questo suo personaggio quando nella desertificazione successiva della vita rimpiangerà il progressivo perdersi di tutto questo vantaggio accumulato in precedenza. Se soltanto la fede di oggi, non quella cristiana, ma quella semplicemente che si appoggia a questi brani della Bibbia che io sto citando, considerasse questi due momenti messi uno contro l'altro per arrivare a capire, secondo il sistema dei commercialisti, qual è il vantaggio vero della vita dopo di averla considerata in entrata e in uscita, solo allora si riuscirebbe a capire che il momento di questa vita è finalizzato a quello successivo. Per cui, visto che dopo si rimpiangerà quanto si è accaparrato oggi come proprio, è meglio non avere nulla di proprio. È meglio lasciarsi depredare, denudare da chi ti vuole strappare la tunica e tu gli dai anche il mantello. Diventi poverissimo, ti abbassi, perché sai benissimo come dopo nel cristianesimo avrebbe detto Gesù, abbassati che sarai alzato. Ma quando la fede cristiana, in questo tentativo di capire la giustizia suprema di Dio, si dimentica della realtà vera, che il vero momento della vita non è questo, ma è quello che viene dopo, e invece tenta di difendere questa vita schiava in questa terra d'Egitto e arriva a volere togliere di mezzo in questa vita ogni apparente ingiustizia, ogni apparente sacrificio, ogni apparente mortificazione, assume proprio quell'atteggiamento satanico che assunse già il primo Pietro, quando, messo di fronte a Gesù che disse agli apostoli «E domani andremo a Gerusalemme, e lì io sarò messo in croce e morirò, ma non temete, il terzo giorno io risurgerò», questo Pietro che era stato atterrito dalla prima parte che credeva reale e non prestava alcun senso, alcuna importanza a quella seconda fase della resurrezione. Si chiamò Gesù di lato perché non voleva fargli un'osservazione che lo facesse apparire perfino stupido nei confronti degli altri e gli dice: «Ma scusami Gesù, se sai che vai lì e ti uccidono, perché ci vuoi andare? Noi abbiamo bisogno qui di te, ora, vivo, in questa terra». Gesù gli rispose: «Lungi da me, Satana, tu segui la logica di questo mondo e non la logica di Dio».
Ecco, quando il Pietro di questi tempi si comporta nello stesso momento, nello stesso modo che fece quel Pietro, e punterebbe a eliminare, a voler eliminare per ciascuno di noi la croce, perché non c'è bisogno della croce qui, ma c'è bisogno di uno stare bene. Quando Pietro fa così e pone l'attenzione a una vita che non dovrebbe avere più alcuna croce, che non dovrebbe avere più alcun sacrificio, si comporta proprio come quel Satana, lungi da me, perché non hai capito un H che questo mondo è semplicemente funzionale a quello che viene dopo, che questo mondo non è libero, ma è libero solo quello che viene dopo, quando sarete messi in condizione, dopo di esservi abbassati, di essere mandati nella linea diametralmente opposta che vi salva in assoluto da questa croce e vi fa conservare per sempre questo stato di altezza, proprio sulla base di un primo e breve momento che può durare anche tutta la vita. Ma cos'è la vita, una vita nei confronti di tutta la vita, che possa essere percepita tutta quanta poi sempre come una conseguenza di questo sacrificio? Solo allora, quando Gesù e il suo significato ti inchioda su questo argomento, solo allora un Pietro o un credente arriva a dirgli se per aver parte del tuo disegno io ora devo avere questo sacrificio. Beh, non solo questo, Signore, fai e compi su di me ogni sacrificio. Ma nei confronti dell'uso ragionevole di questa giustizia, i vari Pietro di oggi sono mancanti di fede, perché credono che se attingono nuovamente proprio al sale di Gesù Cristo, che porta al disprezzo di questo momento iniziale e fondante della vita, affinché essa sia fondata sulla croce, per ottenere poi e per sempre la vittoria su questa croce, se anziché farlo hanno la convinzione che è meglio non farlo, perché se consigliano a tutti gli uomini come ottimale in questa vita non lo star bene, non quello stato di bellezza della vita quando ti ritrovi insieme alla tua comunità e all'interno di queste barriere che ti tengono lontano dal mondo in cui ci sono guerre e tu sei in questa oasi protetta, vivi beato, vivi serenamente quella gioia del tuo personaggio, vivi questo attimo o questo settore di una vita salvata. Ma non è questo il sale di Gesù Cristo. Gesù vi disse: io vi mando come pecore tra i lupi affinché voi possiate essere sbranati. Gesù spinse i suoi credenti all'estremo sacrificio di sé, a volere l'estremo sacrificio di sé, ben convinto poi che, suggerendolo a tutti, non sarebbe stato introdotto nella vita di tutti, perché non è l'uomo con il suo desiderio di ora capace di cambiare la sua vita. Questa vita di ora è in un disegno immodificabile di Dio. Se io desidero oggi il sacrificio per me o la beatitudine per me, qualunque cosa io desideri ora, io non posso riuscire a modificare in alcun modo questa vita, perché mi viene dall'alto come un puro disegno che sfugge al mio punto nel quale io posso operare. E quando arriva io posso semplicemente leggerlo. Allora, se le cose sono in questi modi, io devo esercitare la mia
libertà, il mio vero libero arbitrio nel tentativo di creare la salvezza ideale nella mia vita, che c'è proprio quando io idealizzo la mia croce in questo mondo, volta al beneficio di tutti gli altri che in questo mondo sono nella condizione di dover patire il disegno promosso loro da Dio. Ecco le due giustizie, perché se chi ha il compito di gestire la fede lo usa abbracciando l'ideale della salvezza del mondo, è messo proprio nuovamente nella condizione di un vade retro Satana, perché tu abbracci l'ideale del mondo e della giustizia che si opera in essa e non della giustizia di Dio, che è quella che toglie all'uomo ogni vita reale e la fa retrocedere in quella vita ideale, è sempre più fondamentale fino a essere giunto nel punto estremo di arrivo in cui tutto non è più reale, ma è ideale, esiste veramente e tutto in potenza di esistere. Questo è l'arrivo libero di ciascuno di noi e ciascuno di noi rientrerà in questa sorgente di ogni cosa in cui tutto il mondo reale è semplicemente in potenza di essere. L'uomo vi arriva portando in sé il suo personale modello con il quale vincere la sua croce, perché in questo quadro di tutto il possibile ciascuno di noi sarà collegato, eternamente collegato, proprio con questo tratto di vita che è il tratto di vita fondante, il tratto di ordini che esistono messi in relazione alla vita di ciascuno dal suo momento della nascita soggettiva al momento finale della morte. Nei due sensi della percezione, dalla nascita dalla morte e dalla morte nuovamente indietro fino al ricondurre in potenza tutto quello che prima era stato visto, fatto in atto, ecco, solo questo duplice bilancio della vita vissuta da ciascuno sarà quell'eterno imprinting di valori che servirà affinché quando questo valore rientra nel Dio che esiste tutto in potenza e finalmente assume la potenza creativa di Dio, è in grado di determinare in tutte le vite la gioia dell'osservazione di tutto il bene che ciascuno ha idealizzato nella sua vita, visto finalmente e goduto totalmente per immedesimazione con le altre vite e le altre anime partecipi di questa comunione di santi. Questa è la giustizia di Dio. Essa trascende dalle condizioni soggettive che ciascuno ha avuto, perché ogni vivente che abbia avuto una croce più o meno grande è messo in vera condizione attraverso la duplice esperienza della vita, in entrata e in uscita, secondo le vie della materia e dell'antimateria, dell'elettricità e del magnetismo. Quando entrambe queste due vite sono finalmente percepite, ecco la verità comunicata da Gesù Cristo a Nicodemo, allora finalmente si entra nel regno dei cieli, perché allora finalmente ogni soggetto vivente ha idealizzato in se stesso il suo guadagno, il suo volere bussare. Fino a quel momento l'uomo non esisteva, non era ancora pronto in questo
che è poi l'appartenere a una vita di santi nella loro comunione. Non ce l'aveva perché non aveva compiuto ancora interamente quel duplice bilancio della vita volto a comprendere il tuo guadagno, il tuo interesse per avere partecipato a tutta questa esperienza. Solo partendo da una profonda capacità di ragionare in assoluto e non dominati solo dal relativo, solo in queste condizioni si è veramente messi in grado di conoscere e apprezzare quanto Gesù Cristo insegnò. Ma fino a quando la nostra fede, quella dei cristiani, non è in grado di far capire che è necessario un momento fondante per ogni persona, nel quale momento fondante ogni persona assuma liberamente, per il suo libero arbitrio che ha realmente avuto, il suo senso del gusto, il suo abito mentale, morale, che poi sarà l'abito che regolerà tutta la vita, solo se si arriva a capire cosa è veramente importante oggi, ossia la salvezza dell'anima, che è salvata quando in ciascuna anima è costruito il massimo e giusto modello della giustizia personale, poggiata realmente sui fondamenti di quanto si sia avuto e di quanto invece sarebbe giusto di aver avuto in una condizione di sano equilibrio. Solo dopo, quando al soggetto esiste questa condizione di questo abito morale liberamente scelto da ciascuno, solo allora ciascuno può essere portato a quel banchetto infinito della vita in cui sul piano in cui ci sono i vari alimenti di cui banchettare ci sono tutte le vite, tutte quante, da poter essere condivise dalla comunione dei santi, in cui ciascuno gioisce dei momenti creativi e belli che esistono nelle altre vite e che si sarebbe amato avere nella propria. Ecco, quando attraverso l'esperienza negativa in ciascuno di noi fiorisce l'amore per il superamento di questa croce, solo quando compare proprio questo amore, solo allora si può veramente raggiungere l'immedesimazione perfetta con il prossimo, perché lo si è amato. Se invece, come accade oggi nell'ottica perversa di questo mondo, non ci si ama, ma si coglie ogni momento, ogni capello, per andare a fare le pulci su un altro, addebitandogli ogni turpitudine che è concepita da ciascuno per vedere se è in lui, e allora la si riconosce, perché tutto è puro per i puri, ma tutto è impuro per coloro che sono impuri. E quando costoro sono i vari pubblici ministeri, coloro che per funzione hanno il compito di scoprire il male che c'è negli altri, per quel potere che gli dà Cesare, di scoprirlo e di toglierlo di mezzo. Solo allora ci si rende conto che l'atteggiamento giusto nel mondo di Cesare è proprio quello che delega a un accusatore di accusare, ma allo stesso livello di un difensore che poi difenda. Solo quando ci sono entrambe queste due condizioni, una delle due, quella della pubblica accusa, potrebbe determinare delle conseguenze. Perché se non ci sono tutte e due, ma c'è solo questa, allora c'è l'abuso, perché i pubblici accusatori si credono immediatamente giudici e giudicano essendo accusatori, non danno nemmeno il tempo e il modo di porsi le difese,
E allora, se sono giudici orribilmente prevenuti per cambiare uno stato di fatto e di diritto, allora sono talmente potenti da indurre nel sistema sociale una tale diffidenza nei confronti di chi invece potrebbe essere puro, ma è visto nel modo impuro di costoro, e dovrebbe, secondo loro, se ha un senso esatto della giustizia, ammainare le sue vele e assoggettarsi a patire questa aggressione senza neppure difendersi. Costoro sono talmente violenti che pretendono di giudicare semplicemente aggredendo la libertà altrui. E succede che quando costoro, per vedere se una persona ha abusato della sua condizione, immediatamente prefigurano un uso arbitrario di quella condizione, perché non ha ricevuto a arcore delle veline, delle ragazze arrampicatrici, non le ha ricevute pur essendo il proprietario di reti televisive che sono tutte piene di queste donnine che, dovendo illustrare al pubblico prodotti di bellezza, sono usate proprio con tutta la apparente fatua bellezza del loro corpo giovane e sono parte di questo mondo dello spettacolo. Il proprietario di reti televisive che riceva questa serie di persone per allietare i suoi programmi e intanto desidera anche di essere allietato personalmente nello stesso modo, e quindi organizza cene in cui esistono costoro e dopo, facendo liberamente l'uso che ciascuno di noi fa, perché a un certo punto, quando arriva il momento di passare la notte, l'uomo desidera non passarla essendo solo. Se allora si congiunge a una di queste persone, è allo stesso modo di ogni persona che, tra tutte quelle che aggancia, ne sceglie una per farne la sua compagna, di un giorno, di due, di tutta una vita. Ma chi oggi persegue, chi si comporta in questo modo, dicendo che fa della prostituzione, che la agevola? Nessuno. La libertà soggettiva sta proprio nel cercare i contesti nei quali anche poter trovare una compagna, e allora ciascuno magari si iscrive a dei gruppi di donne che cercano un compagno, oppure usa internet per avere tutte coloro che si offrono, e all'interno di quelle occasioni create e comparse tutte quante in questa ottica per poter poi scegliere chi desideri, chi si comporta così, si comporta allo stesso modo. Costoro, queste donne che si iscrivono nei vari gruppi, che si palesano su internet per cercare compagni, sono forse tutte prostitute? Capite bene che se c'è la considerazione iniziale che quelle veline che Berlusconi porta alle sue cene per allietare i momenti nei quali desidera alleviare la sua vita, se queste persone immediatamente sono considerate puttane, e scusatemi il termine, chi favorisce la prostituzione? Se Berlusconi aggancia 100.000 ragazze in questo senso, ma chi è che le mette veramente sotto e le trasforma in prostitute? Sono questi giudici prevenuti che considerano prostitute delle pure e semplici ospiti di queste cene. I veri
fautori della prostituzione sono proprio questi giudici qui, perché non sono giudici, sono accusatori, che dovrebbero partire da una palese violazione delle norme prima di poter indagare, e invece partono da un abuso su queste 100.000 persone che sono indagate e sono indagabili solo a partire dalla esistenza di validi presupposti soggettivi per essere indagati, ossia da una colpa. Invece non c'è una colpa, c'è la ricerca della colpa. Vedete l'abuso compiuto da questo modo di gestire la giustizia. Non si può aver parte alcuna con questo modo, perché chi veramente trasforma una ragazza in una prostituta è chi parte dalla preconfigurazione che lo sia. E allora da questa aggressione, da questa sottomissione della ragazza al di sotto della sua dignità, messa proprio sotto, e quando è un membro della categoria dei pubblici accusatori, è proprio quel membro virile erettosi sopra queste donne considerate esistere sotto, e i veri violentatori diventano loro, violentatori dello spirito, una violenza terribile, allucinante, perché è corredata del senso della giustizia, perché sono giudici, sono rispettabili. Ma quando mai si lamentano di chi poi si difende, sostenendo che, guarda un po', sono aggrediti dei poteri dello Stato, ma i primi aggressori ai poteri dello Stato sono loro, quando trasformano delle semplici ospiti in presunte prostitute, avendo da ciò, da questa presunzione, l'arbitrio di poter indagare sulle loro telefonate, di poter esercitare questi atti assoluti di violazione della privacy. E abbiamo pubblici accusatori che violano la privacy a partire da una loro pura presunzione. E costoro, poi, facendo questo atto di continua aggressione nei confronti di una delle cariche dello Stato, si lamentano quando questa persona, invece di umilmente mettersi la coda tra le gambe e sparire, quindi invece di dare letta a questa aggressione, si difendono da questa aggressione. Ebbene, nel mondo di Cesare, chi ha veramente il potere deve difendersi da queste aggressioni, perché se le patisse senza difendersi, sarebbe un pusillanime, non sarebbe un uomo, perché un uomo non è chi si lascia aggredire quando vede che tutti quanti si sono schierati contro di lui, tutti i suoi nemici. No, un vero uomo è quando, anche quando è messo ingiustamente di fronte all'aggressione di tutti, si difende strenuamente, e se il risultato finale è che a questo punto è sacrificato, allora questo uomo compie il salto di qualità e immediatamente è posto a livello di martire di un sistema di potere cesareo, che usa il potere di Cesare non per compiere la giustizia, ma per compiere l'ingiustizia eretta a giustizia. Se Berlusconi diventerà un martire di tutto questo sistema, allora immediatamente, attraverso la sua difesa, salterà di campo e immediatamente si sarà messo proprio nelle condizioni di essere quel sacrificato, perché si è contrapposto a un'ingiustizia. E noi sappiamo, se cristiani, chi è stato quell'ideale sacrificato? Proprio
da queste assolute prepotenze di chi, avendo potere, crede di poterlo gestire senza che nessuno nemmeno si ribelli. E se si ribella, tutti i nemici, tutti quanti, dicono: ma che uomo è che, sputtanato in questo modo, continua? Non sarebbe un uomo se non continuasse. E se il risultato di questo atteggiamento è alla fine il martirio, ben venga, avremmo finalmente anche nel mondo di Cesare un martire come ne abbiamo visto uno grandioso nel mondo di Dio. Perché anche l'atteggiamento di Berlusconi nei confronti degli altri non è quello dei giudici. Mentre i giudici mettono sotto queste ragazze e le trasformano in prostitute, le mettono sotto, proprio le sottomettono al loro arbitrio, tanto che sarebbe assolutamente sconveniente frequentarle, il campione della fede cristiana le frequentava abbassandosi al loro livello e ricevendo tutte le critiche possibili e immaginabili, perché egli frequentava coloro che trafficavano, frequentava le donne di malaffare e non avrebbe dovuto farlo, perché sarebbe stato comunque condizionato da queste frequentazioni. I ben pensanti non arrivavano a capire la grandezza di Gesù quando trattava tutti con pari dignità, quando non faceva valere il suo stato nel massimo senso della sopraffazione, che c'è quando si emargina gli altri. Sarebbe facile da parte di Berlusconi, per il senso del primato che egli ha in questo mondo, di porsi maestoso e grande nella sua dimensione e tenere lontano da sé tutte costoro facilmente giudicabili donne di malaffare. Ma egli, per fortuna, non lo fa, perché, essendo il capo di questo Stato in cui ogni cittadino ha pari dignità, si mette a difendere chi ha meno oggi. Perché chi ha meno oggi tra tutti quanti è proprio quella ragazzotta che, non avendo avuto nessun segno positivo per la sua crescita, cerca le scorciatoie, quelle del letto, quelle del sesso, quelle di essere una donna di spettacolo, per tagliare tutti quei passi da compiere per una giusta costruzione di se stesso. Costoro sono oggi i più deboli, non quelli che lavorano e che si fanno il mazzo così perché lavorano duramente in una catena di montaggio. Costoro hanno un giusto senso di quello che è giusto essere. Chi è più debole oggi è proprio chi manca di questa sensazione di come è giusto vivere. E se io difendo proprio costoro, se io mi abbasso proprio al livello di costoro, io faccio proprio come disse Gesù: se vuoi essere veramente il primo, mettiti in fondo all'ultimo e servilo. L'ultimo oggi non è chi fa il suo dovere, non è chi, per aver fatto il suo dovere, subisce oggi la croce, è chi rifugge da questa croce attraverso tutti i possibili escamotage. Costui è veramente l'ultimo. Purtroppo l'ultimo in questa condizione spesso è anche il Santo Padre, il Pontefice, quando rifugge la croce per tutti quanti i cristiani. E tutte le volte che vede che esiste nel mondo una croce, immediatamente cerca di fare come fece quel Pietro. Ma perché succedono queste cose? Bisogna non farle, perché noi abbiamo bisogno qui che si possa stare bene. E
A questo punto si è perso proprio il senso di giustizia di quel sale del cristianesimo, ed è gravissimo quando questo senso e questo sale è perduto proprio da un Pietro che abbraccia completamente l'ideale di questo mondo, di una vita giusta in questo mondo. In questo mondo la vita deve essere ingiusta, ma essa è già prestabilita. Anche se io dico che deve essere ingiusta, non la posso rendere più o meno giusta. Essa è quella che Dio vuole, ma c'è la necessità che essa sia ingiusta per come fatta da Dio. E c'è la necessità che ognuno di noi si opponga a questa croce degli altri, offrendo la propria croce personale. C'è questa necessità. Se ognuno deve essere spinto verso la croce personale, e allora, Santo Padre, smettila di credere giusto che bisogna spingere l'intera società verso un modello che non abbia la croce come il fondamento, ma il benessere. Quella giustizia che non è questa, ma è solo quella. E invece, se tu cerchi la giustizia in questo mondo così ingiusto, per volere di Dio, tu cerchi quello che non puoi avere qui e rinunci a quello che potresti avere dopo, avendo combattuto tutta una serie di battaglie che non approdano a nulla, perché cerchi di modificare questo mondo invece di cercare di modificare il valore morale che deve esistere in questo mondo. Ognuno deve puntare qui all'esercizio massimo possibile della sua croce. Sembra una ingiustizia, ma è la giustizia di Dio. Se tu, Santo Padre, non cerchi di attuare questa linea che induca ciascuno ad abbracciare la sua croce, perché gli altri non ce l'abbiano, se tu non lo fai nella paura che il tuo messaggio sia troppo duro da essere capito, e allora, mi dispiace, tu sei il primo che ha perso il sapore del sale del sacrificio. Il sacrificio e la croce è il modo più importante che esiste per superare quella croce e resuscitare da essa. Questo è il fondamento della giustizia divina, per come si è affermata attraverso Gesù Cristo nel mondo che è quello di Dio e non quello di Cesare, e che deve rimanere veramente ben distinto, perché se non è ben distinto e si confonde con esso, allora sarebbe meglio prendere questo sale che ha perso il suo valore e buttarlo via.